Buon pomeriggio e ben ritrovati sui canali social della Fondazione Di Vagno, sesto e ultimo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo voluto intitolare Leggere Parole, che è iniziato alla fine del 2020, il 29 dicembre di 2020, arriva a compimento oggi, dopo aver attraversato diverse questioni. Il titolo della puntata di oggi, quella finale, quella conclusiva e anche la dimensione degli ospiti ci consente oggi di fare un po' un bilancio di tutto quello che abbiamo discusso. Oggi abbiamo voluto intitolare questo incontro Il capitale culturale e gli ospiti ve li presento subito, così poi avremo modo di interloquire, avrò modo di interloquire con loro durante la puntata. Ines Pierucci, assessore alla cultura del Comune di Bari. Benvenuta Ines. Devi aprire il microfono per salutarci. Grazie dell'invito, buonasera a tutte e a tutti. Marco Panara, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Di Vagno e giornalista economico della Repubblica. Benvenuto Marco. Buonasera. Vincenzo Bellini, presidente del Stretto Puglia Creativa, benvenuto presidente. Buonasera. Francesca Pietroforte, la città metropolitana che è insieme alla Regione Puglia, che presenterò dopo, è anche, diciamo, è la padrona di casa che ha contribuito insieme alla Fondazione Di Vagno a organizzare questi incontri. Benvenuta assessora, come la devo chiamare? Buonasera a tutti, va bene, assessore, assessora, è Va uguale. bene, sia al maschile che al femminile, non rischiamo di essere tacciati di maschilismo, no? È uguale, sì, Meno è male. uguale. E poi benvenuto al direttore del Seturismo ed Economia della Cultura e credo valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno. Salve, ciao Oscar, buonasera. Ho detto bene, ho detto tutto, sì? Hai imparato perfettamente, benissimo. E la Regione Puglia, ovviamente, che accompagna le attività non solo della Fondazione Di Vagno, ma delle maggiori associazioni, delle maggiori organizzazioni che in Puglia in questi anni hanno dato vita a quello di cui parleremo oggi. Dicevamo, oggi è il sesto appuntamento e in qualche modo oggi abbiamo una dimensione, tra virgolette, politica di tutto quello che abbiamo discusso. Vorrei iniziare con Francesca Pietroforte, proprio un po' a fare da apripista e da padrona di casa, perché in questi primi appuntamenti abbiamo parlato di biblioteche, di archivi dell'editoria pugliese, diciamo del sistema culturale in toto, sia rispetto a tutte le attività che svolge, sia ovviamente non potevamo farne a meno di parlare della relazione rispetto a questi tempi di Covid. Intanto volevo sapere se come assessora alla città metropolitana, lei è soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto insieme, diciamo, in questo periodo che è iniziato appunto il 29 dicembre e termina oggi? Grazie. Sì, parto dalla domanda finale. Senz'altro sì, sono soddisfatta, siamo soddisfatti di questo ciclo di incontri promossi grazie a questa collaborazione con la Fondazione Di Vagno. Io mi auguro che ci sia la possibilità anche di proseguire con altri appuntamenti e mi auguro che trascorsa la pandemia si possa tornare a confrontarsi anche dal vivo su questi temi, che sono temi importanti proprio perché stiamo attraversando un momento storico unico, inaspettato e per le istituzioni impossibile da gestire se non attraverso il dialogo, il confronto, la collaborazione interistituzionale, ma anche con chi lavora nel settore culturale, con chi opera, con le associazioni, con le fondazioni come appunto la Fondazione Di Vagno. Di qui è nata l'idea da un confronto con Filippo Giannuzzi di promuovere dibattiti, incontri, confronti su alcuni temi importanti, e quindi gli archivi, le biblioteche o la cultura in generale, per capire meglio come affrontare il futuro, come ripartire, tenendo
tenendo in considerazione le difficoltà che questo settore inevitabilmente si trova a vivere e ad affrontare. E sono emersi degli spunti molto interessanti e proprio per questo credo che si debba continuare e che la discussione non debba esaurirsi, anzi ci tenevo proprio a sottolineare l'aspetto del confronto dal vivo e mi auguro che appunto si possa tornare a questo, tornare proprio nei luoghi della cultura, nelle biblioteche, nelle nostre sale convegni, nei musei, a confrontarsi, perché sarebbe interessante anche ascoltare il punto di vista del pubblico, di chi sempre, devo dire, con molta attenzione segue gli appuntamenti che le istituzioni o le associazioni promuovono sul territorio. E quindi oggi non la definirei una giornata conclusiva, ecco, un momento in cui si chiude questo ciclo di incontri e per il via ancora a delle occasioni future di confronto. Grazie Francesca, ovviamente io come direttore di Pagina 21, diciamo che della Fondazione di Vagno, penso di poter parlare a nome anche di Filippo Giannuzzi, che è il segretario, il presidente Gianvito Mastroianni, non possiamo che essere contenti, diciamo, di questa volontà espressa che diciamo è espresso adesso, perché in realtà è una dimensione questa che ci è propria, ci appartiene e sulla quale dobbiamo insistere, perché, e volevo iniziare a interloquire con tutti voi a partire dall'assessore alla cultura del comune di Bari, Ines Pierucci, che ringrazio, un'altra veste nostra, le belle cose che abbiamo fatto insieme a Conversano per Lector in Fabula, abbiamo intitolato l'incontro di oggi Il capitale culturale. Perché? Perché a noi non c'è stato affatto strano che ben due città pugliesi, Bari e Taranto, in occasione della candidatura a Capitale della Cultura Italiana, abbiano deciso di portare la loro candidatura, appunto. Questo perché, dal nostro punto di vista, la Regione Puglia, da una decina d'anni, un po' come quella bellissima stagione antica, diciamo, hanno creato e suscitato lo stesso tipo di entusiasmo in Puglia. Cioè, ovvero, Ines, in Puglia mi pare che si siano creati 10 anni, in questi ultimi, vista, percepita, subita come, diciamo, un momento di svago e basta, lo è anche, ma diciamo gli è stata data la giusta dimensione economica e si è capito che la cultura è un sistema industriale al pari degli altri sistemi industriali e che anzi una serie di, diciamo, di manifestazioni e una serie di organizzazioni possono contribuire a una crescita complessiva più armonica di tutta la società. E questo il tessuto sul quale, secondo me, è stato possibile che appunto due città dei capoluoghi di provincia della Puglia, quindi Bari e Taranto, hanno potuto avanzare queste candidature, perché di fatto è come se fosse stato un prolungamento di quelle che sono le politiche attive su questi temi. Ti volevo chiedere due cose. La prima, se sei d'accordo con questa nostra lettura, è che cosa ha comportato questo progetto che avete messo in campo? Sì, buonasera, intanto grazie davvero per l'invito. Mi sento sempre a casa quando partecipo alle manifestazioni della Fondazione di Vagno, in particolare, come hai detto tu prima, con Lector in Fabula abbiamo lavorato insieme. Come dire, questa è una manifestazione che fa parte di quella grande epifania pugliese in termini in materia di culture, politiche culturali, portate avanti anche negli ultimi anni dalla presidente Emiliano, del quale sicuramente potrà parlare molto meglio di me il direttore Patruno, con le tante iniziative che sono state portate avanti, tanti risultati in termini anche normativi a tutela di quelli che sono i lavoratori del mondo dello spettacolo in questo momento fermi per l'emergenza epidemiologica. In termini di sicurezza sanitaria, vuol dire che
una piccola digressione a favore degli operatori culturali va fatta. Come assessore alla cultura e politico amministratore di una città, ci dobbiamo preoccupare, sottolineare tutte le volte che il comparto è fermo, è stato il primo a fermarsi e sarà uno degli ultimi a ripartire, non sappiamo ancora quando. Nonostante gli sforzi da parte delle amministrazioni, sia a livello comunale, regionale, nazionale, così come da parte degli operatori, lo sforzo di adeguarsi alle ristrettezze, come dire, in materia di sicurezza sanitaria, non sono sufficienti ancora per guardare la luce rispetto alla riapertura. Nonostante questo, in quest'anno così difficile, abbiamo deciso, sin da prima dell'emergenza epidemiologica a livello mondiale, abbiamo deciso come amministrazione di candidarci a questo prestigioso riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura, che ricordo a livello ministeriale ha visto prima di noi la partecipazione, la vittoria di città metropolitane come la nostra di grande importanza. Questo riconoscimento noi, nel momento in cui abbiamo deciso di candidarci, lo abbiamo immaginato nell'ottica, almeno personalmente come assessore, per fare sistema e per in qualche modo mettere insieme tutte le felici esperienze del capoluogo di questa regione e delle città dell'area metropolitana insieme alla collega Pietroforte, proprio come l'esperienza stessa di Lector in Fabula a Conversano, proprio per mettere a sistema un grande valore di patrimonio culturale immateriale attraverso la scelta poi del culto nicolaiano. Sotto l'egida di questo culto noi abbiamo pensato che ci fosse un'identità riconoscibile da parte di tutte e tutti i cittadini da sempre, ma che non fosse mai stato realmente valorizzato a dovere. E attraverso il culto nicolaiano ci siamo resi conto, nella scelta di questo tema, nell'incontrare le tantissime 300 sigle tra associazioni, fondazioni, sistema portuale, autorità di gestione, fondazioni a livello regionale come la vostra, e dunque quando ci siamo incontrati con tutti abbiamo immaginato che questo culto nicolaiano, sotto questa egida, ci fossero delle declinazioni molto interessanti che attraversassero le tantissime forme espressive culturali e anche il patrimonio culturale stesso, del quale è responsabile la stessa Francesca, in particolare nella città di Bari, penso a Santa Scolastica, alla Pinacoteca e tanti luoghi che hanno un'importanza fondamentale per la nostra città, che non sono solo attrattori turistici, ma che abbiamo visto anche in occasione del turismo di prossimità avvicinare tanti cittadini alla consapevolezza di questo patrimonio. E quindi abbiamo immaginato che i sei archetipi fossero la luce, il dialogo, il sacro, il femminile. E a partire da questi archetipi, così li abbiamo chiamati, nell'ambito dei quali abbiamo inserito un lungo programma di tantissime iniziative, ci siamo preoccupati altresì che queste iniziative non fossero soltanto un mero calendario, ma raccontassero una città, cosiddetto effetto di completamento richiesto nell'ambito del bando ministeriale, era quello che cercava di, attraverso il quale abbiamo cercato di raccontare il cambiamento di questa città, il completamento di molti obiettivi avvenuti sin da 20 anni or sono. Abbiamo ricordato anche in fase di audizione al Ministero che questa città è cambiata dal 91 in poi con l'arrivo della Vlora, è cambiata dal 91 in poi con ad esempio la Primavera Pugliese, con l'abbattimento di Punta Perotti, col pensiero meridiano di Franco Cassano, del quale ricordiamo proprio in questi giorni un anniversario importante di pubblicazione di un pensiero che ricorda di un sud e un meridionalismo del quale per esempio fa molto bene anche Alessandro Leogrande. Non a caso insieme a Taranto questa congiuntura felice che abbiamo potuto ufficializzare grazie all'adesione e alla mano tesa da parte ancora una volta della Regione Puglia, che ci ha viste lavorare in sinergia con Taranto, con un protocollo che ci vedrà continuare a riprendere nel 2022 con alcune delle iniziative indicate nel dossier. Ma a prescindere dal mero cartellone che potremo fare insieme a Taranto, questa rinascita del meridionalismo di cui dicevo prima è quello che nel solco della nostra storia, nel flusso della nostra storia, come diceva Alessandro, ci riporta in un futuro remoto, che dobbiamo immaginare non solo per abituarci a una nuova normalità rispetto alla pandemia, ma altresì al guardare le nuove politiche culturali da un altro punto di vista, non solo di sostegno alle imprese culturali, come dirà bene Vincenzo Bellini, di un distretto che lavora ormai da anni per mettere a sistema e sostenere il comparto, ma soprattutto finché si rendano autonomi da determinate dinamiche
di sostegno istituzionale, ma in questo momento noi abbiamo il dovere di sostenere non solo economicamente, ma di immaginare insieme a loro, agli operatori, anche con l'occasione di Capitale Italiano della Cultura, ma non solo, di immaginare un nuovo futuro. Penso alle nuove modalità di fruizione dei contenuti, penso al podcast, penso alle tecnologie innovative grazie alla quale oggi ci stiamo riunendo e che non ci hanno impedito di continuare a riflettere. In questi giorni, in questo momento, il Teatro Piccini è aperto. È aperto perché ho pensato che oltre allo streaming, insieme alla Giunta, insieme al Sindaco, un nuovo spazio di comunicazione da sondare è la televisione, perché appunto torni ad essere, come diceva il nostro caro Umberto Eco, uno spazio non alternativo allo streaming, ma uno spazio dove evidentemente alfabetizzare nuovamente, con nuovi contenuti, la cultura che ci aspetta. Io mi fermo qui e do la... Volevo chiederti una piccola aggiunta, ne hai già parlato di fatto nella dichiarazione di intenti di quello che avete fatto. Noi abbiamo scritto in un post preparatorio che ovviamente la candidatura poi è stata vinta da Procida, a cui abbiamo già fatto tutti gli auguri, ci auguriamo un grandissimo successo delle iniziative, ma appunto tutto questo lavoro nel solco di questa tradizione ormai, di questo futuro anteriore, di come hai fatto bene a citare Alessandro, che ovviamente è sempre nei nostri cuori, in realtà tutto questo lavoro non è altro che non si può configurare oggi come una vera e propria idea strategica sulla città e su quello che ci aspetta oggi e domani, cioè tutto quel lavoro, tutto questo mettere insieme, tu hai parlato di oltre 300 sigle e hai iniziato dicendo abbiamo fatto sistema, è un modus operandi, cioè è la maniera con la quale, nel caso specifico tuo, la città di Bari, ma io dico armonicamente tutta la Puglia, deve continuare a lavorare. Assolutamente, la partecipazione è la cifra politica, culturale con la quale non solo da questa consigliatura ma dai tempi, da 15 anni or sono, anche con le strategie politiche avviate sin dal presidente Vendola, hanno come dire caratterizzato le nostre politiche. E dunque per parlare però di poco prima della Capitale Italiana della Cultura, la nostra consigliatura, il nostro comune è stato insignito del grande riconoscimento della vincita del Festival dell'Architettura, che proprio all'insegna della partecipazione ha avuto un altissimo punteggio in fase di graduatoria proprio per la modalità partecipativa e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder cosiddetti, no? Gli attrattori territoriali che possano poi far parte di un progetto condiviso. Certo, grazie Ines Pierucci. E adesso vorrei chiedere al presidente del distretto Puglia Creativa, Vincenzo Bellini, anche con loro la fondazione fa parte di questo distretto, il distretto si occupa e tiene insieme moltissime le realtà, sicuramente tra le migliori realtà che in Puglia esprimono l'arte in tutte le sue declinazioni. Le volevo fare due domande. La prima è un po' sul solco di quella che avevo fatto all'assessore della cultura di Bari, Ines Pierucci, cioè se anche lei è d'accordo che la grande semina iniziata 15 anni fa alla Regione Puglia su questi temi ha già dato e continua a dare i suoi frutti, perché è figlia di una programmazione che viene da lontano. E dall'altro lato però, avendo lei il polso della situazione delle associazioni o delle fondazioni, come nel caso nostro, che tipo di impatto ha avuto il Covid su queste e se, sempre dal suo punto di vista, la maggior parte di loro sono riusciti a trovare la modalità e la maniera comunque di esplicare e di esprimere le loro azioni? Allora, rispetto alla programmazione, sicuramente la Puglia negli ultimi 15 anni è cresciuta tantissimo e noi abbiamo la fotografia 2018, cresceva del 4% rispetto all'anno precedente, quando l'economia della cultura in Italia cresceva all'1,3%, quando l'economia italiana cresceva più o meno allo 0,8%. Quindi fotografia 2018, la Puglia cresceva 3 volte rispetto all'economia culturale italiana, 4 o 5 volte rispetto all'economia nazionale, quindi era molto effervescente.
Non abbiamo ancora i dati 2019 e i 2020 perché abbiamo deciso di leggerli insieme, in quanto la fotografia 2019 è di un mondo che non esiste più e sicuramente avrebbe mantenuto il trend di crescita. Dal 2014 al 2018 passavamo da 55.000 posti di lavoro a 60.000. Complessivamente, se vediamo l'incidenza della cultura dal 2005 al 2018 rispetto all'economia regionale, è in costante crescita, ha dei momenti di forte effervescenza nel periodo 2006-2008, prima della crisi economica, e poi nel periodo 14-18. Quindi eravamo in una fase molto molto interessante. Sicuramente il Covid non ha chiuso gli effetti dannosi, perché il 2021 probabilmente sarà come, se non peggio, il 2020, e se tutto va bene ci sarà una finestra temporanea di apertura estiva e forse gli ultimi due mesi di novembre del 2021, e quindi novembre-dicembre, altrimenti tutto slitta al 2022. I sussidi e gli ammortizzatori sociali probabilmente hanno rimandato la chiusura di molte strutture, che alcune inizieranno a chiudere in questo periodo, in questo trimestre, perché storicamente le imprese chiudono un anno fiscale e chiudono nei mesi successivi, quindi dobbiamo ancora fotografare esattamente l'impatto. Quello che sapevamo da marzo 2020 è che comunque erano a rischio sopravvivenza circa il 40% delle imprese creative su scala globale, e su questo dobbiamo giocarci un po' la partita. Per cui un rammarico sicuramente del fatto che la capitale della cultura non sia in Puglia nel 2022 ce lo dobbiamo porre, perché sicuramente la ripresa sarebbe stata più veloce. Però a oggi dobbiamo anche dire che possiamo in questo momento prendere gli effetti benefici, perché sia Bari che Taranto potevano programmare le loro attività anche al di là del milione di euro di capitale della cultura, e oggi è un ottimo pretesto per poter programmare al meglio sia il PON Cultura, il PON Metro, e quindi i fondi dell'area metropolitana di Bari, sia i fondi CIS della città di Taranto per le imprese culturali e creative, forse con un po' più di calma e forse con una modalità diciamo di crescita costante, perché l'obiettivo deve essere chiudere entro un triennio questa crisi, riportando i valori a quello che era il 2019 perlomeno, se non migliorare l'attività. Ma in questo sta cambiando sia la modalità di fruire attività culturali, sia la modalità di produrle, quindi siamo in un forte momento di cambio strategico di quella che è un'impresa culturale creativa in Puglia, in Italia, come in Europa, e sicuramente oggi ho necessità di proiettarla verso un'agenda 2030 che ci porti a ricostruire le comunità, perché le comunità sono seriamente lacerate. In questo momento abbiamo forse abusato in maniera negativa di un termine, il distanziamento sociale, che non è quello che in questo momento l'epidemia ci stava e la pandemia ci stavano portando. Noi dobbiamo applicare il distanziamento interpersonale, che significa che le persone si devono parlare a più di un metro. Distanziamento sociale è un'altra cosa, così come in questo momento abbiamo necessità di riportare l'intelligenza all'interno dello sviluppo economico del nostro pianeta, e per fortuna la cultura in questo momento in Europa ha un'occasione forse imperdibile attraverso il posizionamento in Horizon, come in tutti i programmi europei di gestione diretta, che potranno permettere nuove sperimentazioni, nuovi metodi. Oggi abbiamo capito che è vero sì che dobbiamo ragionare in scala globale, ma se non rendiamo globale il nostro sistema locale, sicuramente, diciamo, la comunità sulla quale reggiamo non ha possibilità di crescere. Quindi abbiamo necessità di strutturare un periodo medio-lungo affinché dei cicli triennali di programmazione possano portarci all'agenda 2030 e a costruire un decennio che deve essere in qualche maniera un decennio di riscatto, perché siamo sempre una regione del sud e questa povertà riporterà a un'ingerenza e una modalità molto aggressiva delle mafie, così come i fatti di Washington dovranno abituarci al fatto che dobbiamo lottare anche con migliaia di imbecilli che probabilmente proveranno a replicare
i fatti di Washington e a forzare la democrazia. Quindi oggi dobbiamo ripartire dai valori, dobbiamo partire dall'intelligenza e dal fatto che probabilmente la gente che ci circonda crede alle fake news. E quindi dobbiamo portare la modalità dell'analfabetismo da saper leggere e scrivere a saper capire cosa leggiamo, perché è questo quello che è cambiato ed è questa la distanza sociale che si sta realizzando in questo momento nella comunità. Quindi dobbiamo ricucire le comunità e questo è un ruolo delle imprese culturali e creative, perché da prima sono abili a creare assembramenti e a creare contaminazione culturale. Siamo quel vaccino sociale che può permettere alla comunità di ricrescere anche dal punto di vista economico, perché anche agricoltura e turismo in questo momento possono essere rilanciate con un approccio alla cultura. Ines Pierucci diceva giustamente: abbiamo sperimentato il turismo di prossimità, ma probabilmente lo risperimenteremo nell'estate 2021, così come nel 2022 avremo dei contingentamenti probabilmente continentali. Quindi in questo momento abbiamo bisogno di riconsiderare i pubblici e ciò che esprimiamo come attrattori, perché questa è sicuramente la nostra occasione per chiudere un ciclo. Per 15 anni siamo stati riconosciuti un faro rispetto a come si produce cultura in un territorio e come si sviluppa l'impresa creativa in un territorio. Oggi probabilmente ci dobbiamo porre in un momento di discussione per poter puntare al 2030. Quello che emerge da Next Generation EU è che come sistema Italia non abbiamo una strategia di cosa faremo nel prossimo decennio. E quindi probabilmente in questo momento è urgente capire cosa si farà, perché se in cultura continuiamo ad agire esclusivamente con la salvaguardia e la ristrutturazione dei culturali, andremo a finanziare milioni di euro che pagheranno i nostri figli per finanziare i mattoni. Oggi abbiamo bisogno, anche perché l'incontro di oggi è sul capitale umano, di finanziare i neuroni della gente che probabilmente sono un po' disabituati a ragionare, e quindi in questo abbiamo necessità di riportare un momento di intelligenza, altrimenti la tecnologia ci sostituirà con l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo delle città, la smart city, non deve essere un posizionamento indiscriminato delle telecamere che controlleranno ogni angolo della città in nome della sicurezza. Oggi abbiamo bisogno di rendere le città intelligenti, perché devono essere più performanti rispetto alla gente che la abita oggi, non a chi l'abiterà negli anni successivi. Quindi in questo c'è necessità di ripensare, di ricostruire, lasciando perdere un'occasione persa, ma magari cercando di lavorare sui 2 o 3 prossimi obiettivi che ci potranno portare in questo decennio a dare il meglio di noi. Grazie Presidente, ha fatto bene a sottolineare, diciamo, le tante difficoltà alle quali dobbiamo provare a dare delle lezioni ai rischi continui che la pandemia unita alla crisi economica può portare proprio al sistema democratico, e quindi se non ci ergiamo tutti, ognuno dalla sua postazione, a difendere i valori comuni che abbiamo costruito insieme, è complicato fare un po' tutto. E quindi mi sembra giusto questo suo richiamo, come mi sembra molto diciamo giusto e congruo questo richiamo alle nuove città da costruire. Oggi, diciamo, le ultimissime tendenze danno come superata anche la dimensione di smart city, ma nel senso che le città devono essere delle città che, come sempre nella storia dell'uomo, le città le fanno le comunità che le abitano, quelle città non si fanno da sole le città, quindi rispecchiano sempre le comunità che le abitano, ma sicuramente le città oggi sono chiamate insieme a noi a fare un salto in avanti proprio per evitare tutta una serie di problematiche alle quali faceva riferimento lei, Presidente. Assessora Francesca Pietroforte, sono venuti fuori già tantissimi temi. Lei dalla sua postazione, cioè quella della, diciamo, di assessore alla città metropolitana, avete in qualche modo ragionato per tempo, avete adottato anche voi un piano strategico per la città metropolitana che al suo interno, diciamo in maniera trasversale, già contiene il tema culturale, nel senso che c'è un approccio di questo tipo su tutte le questioni che avete posto in essere, ma che si intrecciano molto anche con le questioni di cui parlava adesso Vincenzo Bellini, che non attengono soltanto appunto alla dimensione culturale da un punto di vista industriale, diciamo così, quindi alla tutela dei posti di lavoro, a cercare di superare questo momento,
ma soprattutto tendono a provare a costruire una comunità più coesa, più consapevole, perché parlavamo dei rischi della democrazia, se le comunità sono più consapevoli, quei rischi sono minori. Ecco, le volevo chiedere adesso, in questo secondo, diciamo, suo intervento, appunto, se all'interno di questo piano strategico tutte queste tematiche di cui stiamo discutendo poi, diciamo, sono dei fatti concreti. Lei riscontra, diciamo, le sinergie rispetto a queste dimensioni di cui parliamo adesso? Sì, grazie. Io condivido e apprezzo molto l'intervento del presidente di Puglia Creativa, Vincenzo Bellini, anche molto appassionato perché abbiamo bisogno anche di recuperare questo aspetto e di ragionare su quello che possiamo costruire insieme. E mi piace molto questo concetto di ricostruire le comunità, perché noi e su questo dobbiamo lavorare e credo che sia stato anche un concetto centrale all'interno del dossier della candidatura di Bari a capitale della cultura, candidatura alla quale l'assessore Pierucci ha lavorato tanto con impegno e alla quale credevamo tutti, tanto che i sindaci della città metropolitana, tutti i sindaci dei 41 comuni hanno anche scritto una nota con la quale insomma sostenevano questa candidatura. E questo proprio dall'idea di tante comunità che si riconoscono all'interno della comunità metropolitana di Bari, città metropolitana. Senza dimenticare che 2 anni fa, infine, arrivò anche la città di Bitonto. E quindi io ricordo, insieme al direttore Aldo Patruno, siamo stati a Roma, al MIBACT, abbiamo anche parlato di questa candidatura. E anche all'interno di quel dossier si puntava l'attenzione sulle comunità, su questa idea di ricostruire le comunità. Tanto che a Bitonto hanno lavorato molto sul tema della legalità, su come le comunità potessero affrontare anche dei problemi molto seri all'interno delle città. Tanto che lì ci sono dei progetti molto interessanti di creazione delle cosiddette sentinelle della bellezza, cioè di questi giovani che prendono in custodia alcuni beni culturali di Bitonto e accompagnano i cittadini turisti a visitarli. E quindi questo è un esempio di come attraverso la cultura ci possa essere una crescita del contesto sociale nel quale si vive. Proprio per ripartire dalle comunità, quando abbiamo dovuto scrivere il piano strategico della città metropolitana 2020-2030, abbiamo voluto attivare un percorso di partecipazione e quindi abbiamo istituito 3 tavoli, un tavolo interistituzionale, di cui fanno parte i sindaci e gli amministratori dei comuni della città metropolitana, il tavolo delle associazioni e il tavolo delle nuove generazioni. A quest'ultimo tavolo partecipano tutte le associazioni giovanili del territorio metropolitano. Dico questo perché i tavoli sono ancora attivi, sono ancora aperti, quindi è ancora possibile partecipare. Perciò se ci sono delle associazioni che vogliono farne parte, possono inviare un'istanza alla città metropolitana ed essere inclusi all'interno di questi tavoli di confronto. Questo perché l'idea, l'impostazione che vogliamo dare è quella di un continuo confronto sul nostro piano strategico. Il piano strategico l'abbiamo scritto confrontandoci con questi 3 tavoli istituzionali, ma ci saranno sempre dei momenti in cui noi chiederemo alle istituzioni e alle associazioni di lavorare con noi per anche modificare in corso d'opera i vari progetti, le varie iniziative, tutto ciò che rientra all'interno del nostro piano. Noi abbiamo ragionato su 11 aree tematiche: agenda digitale, mobilità sostenibile, attrattori naturali e culturali,
istruzione, lavoro, innovazione sociale, housing sociale e inclusione attiva, waterfront metropolitano, rigenerazione urbana e sociale delle periferie, riqualificazione urbana e sociale dei nostri centri antichi, dei centri storici, dei comuni della città metropolitana, agricoltura 4.0, energia sostenibile e cambiamenti climatici, e infine l'ultimo punto è quello dell'industria 4.0. Ora, non voglio dilungarmi e soffermarmi sui punti, mi soffermerò in particolare sul tema culturale. Quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo anche cercato di fare in questi anni, è di superare il campanilismo, perché spesso i sindaci non avevano delle occasioni di confronto e quindi capitava che ci fossero tanti eventi scollegati tra di loro all'interno dei comuni metropolitani, invece eventi che potevano stare insieme o iniziative che appunto potevano arricchirsi a vicenda. De Caro, il nostro sindaco metropolitano, usa sempre una metafora. Abbiamo detto ai sindaci di superare, di salire sul campanile e guardare dall'alto dei campanili la città metropolitana. Noi scherziamo sempre perché all'interno della città metropolitana c'è un comune che è il comune di Adelfia, dove c'è il campanile all'interno del campanile, perché lì sono divisi in due diverse comunità e si scontrano anche. Quindi, diciamo, il nostro obiettivo è di far sì che i sindaci, attraverso il lavoro di coordinamento della città metropolitana, si mettano intorno a un tavolo e ragionino insieme. Quindi, questo concetto di coprogettazione, delle iniziative, degli eventi, ma anche dei progetti su larga scala. A questo proposito, noi abbiamo lavorato molto bene sul progetto di riqualificazione delle periferie e abbiamo lavorato bene proprio perché siamo riusciti a far sì che tutti i sindaci ragionassero su un unico progetto, tanto che la città metropolitana si è candidata prima, lo dico con un pizzico di orgoglio, e quindi in tutta Italia a livello nazionale, e abbiamo ottenuto questo finanziamento per appunto riqualificare le periferie dei nostri comuni. E sta per partire, lo dico anche in collaborazione con l'assessore Ines Pierucci e con la città di Bari, un progetto che prevede la riqualificazione di queste periferie anche attraverso l'arte contemporanea. Quindi tra un po' pubblicheremo anche un avviso pubblico invitando gli artisti a pensare a delle opere che possano riqualificare queste zone delle nostre città, creando una sorta di museo diffuso nei nostri centri urbani che non solo invita alla bellezza, insomma, e riqualifica zone degradate, ma può diventare anche un'occasione per ricreare fermento, per portare nuovi visitatori nei nostri centri urbani. A questo proposito, un altro aspetto sul quale stiamo concentrando l'attenzione è quello del turismo lento, del turismo di ritorno, un aspetto sul quale la Regione ha lavorato tanto in questi anni. Il turismo che fa sì che il visitatore diventi proprio un cittadino che viva come un cittadino della città metropolitana, della Puglia in generale, che respiri la bellezza dei nostri borghi, che si senta integrato all'interno della città. Quando riusciremo a farlo, speriamo presto, insomma, quest'anno punteremo sul turismo di prossimità, ma noi ragioniamo guardando al futuro, guardando alla ripresa che ci sarà, siamo ottimisti, ci sarà, e questa ripresa non può prescindere dal sud, non può prescindere dal meridione. Su questo, insomma, sono d'accordo e mi ricollego al pensiero che Ines Pierucci ha rivolto a Franco Cassano, alla sua opera, al pensiero meridiano, e quindi anche a questa idea della lentezza come peculiarità del meridione, di una lentezza vista non come una minore velocità, ma un'altra velocità. E quindi ripensare a noi, puntando sulle nostre peculiarità, sulle nostre, sui nostri tratti distintivi, sui tratti distintivi del Sud, perché non può esserci ripresa senza il Sud, senza la nostra terra, senza la forza
della Puglia. Certo, grazie all'assessora Francesca Pietroforte. Ha fatto bene a richiamare anche Franco Cassano, che ovviamente è patrimonio di tutti, ma in qualche modo, cioè, è del sud, diciamo, è il nostro conterraneo, quindi ce lo teniamo ben stretto e contenti diciamo, del lavoro che ha realizzato. Marco Panara, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Di Vagno, giornalista economico. Diciamo, come abbiamo illustrato fino ad adesso, abbiamo parlato di come le industrie culturali sono parte integrante, viva, non solo dell'economia, ma proprio della vita della regione Puglia e dell'impatto che la pandemia ha avuto su queste attività, come del resto l'ha avuta un po' in tutte le attività. Dal tuo punto di vista, sia come giornalista economico, ma anche come appunto dirigente della Fondazione Di Vagno, come hai vissuto e come stai vivendo questo anno e che cosa vedi nella prospettiva più immediata? Grazie Oscar. È stato un anno difficile come per tutti, anche per la Fondazione, però la Fondazione, come sappiamo, non si è fermata e questo incontro di oggi è una testimonianza. Ha adeguato alle esigenze del momento i suoi metodi comunicativi e di produzione culturale e ha imparato molto. Quindi noi pensiamo, la Fondazione, che anche questo momento difficile sia stata un'opportunità di apprendimento e di avvicinamento ad altri mondi, anche ad altri sistemi. Vorrei, proprio in quanto consigliere di amministrazione della Fondazione, ringraziare Francesca Pietroforte per, diciamo, aver apprezzato questo bellissimo suo di incontri, leggere parole e aver lanciato, diciamo, una proposta che noi raccoglieremo sicuramente di creare nel prosieguo altre occasioni di dialogo e di dibattito. Ringrazio Ines Pierucci e Vincenzo perché il loro contributo è importantissimo non solo per quello che hanno detto, ma per quello che fanno. E naturalmente Aldo, che è pilastro anche della fondazione, della quale anche lui è consigliere di amministrazione, oltre e soprattutto per quello che fa per questa regione che tutti amiamo moltissimo. Vorrei fare tre, vorrei toccare tre punti. Uno molto brevemente, la candidatura di Bari e di Taranto quali capitali italiane della cultura è una cosa molto importante. Io personalmente credo molto nel cogliere questo tipo di opportunità, certo per ottenere il risultato, ma soprattutto per creare un metodo e per dare un'impostazione strategica alle attività degli enti. Perché quello che succede molto spesso in assenza di uno scopo, di una direzione, è che si colgano opportunisticamente, ma non lo dico in senso negativo, delle occasioni che derivano da bandi, da situazioni, da denari che arrivino senza avere una visione strategica. Se invece c'è un progetto, c'è un obiettivo, questo consente di agire utilizzando le risorse per un fine, quindi in maniera più coerente con una strategia e con un metodo. E auspicabilmente quello che si è anche detto è che questo metodo poi permea la cultura amministrativa e politica e anche della società con tutte le sue componenti e rimanga come patrimonio acquisito per il futuro. Quindi complimenti per questa iniziativa e per la qualità che l'avete portata avanti. Il secondo punto che volevo toccare riguarda più i temi trattati la cultura è un settore economico. Noi abbiamo sempre fatto molta confusione in Italia pensando che i settori che avessero una prevalente, diciamo così, fonte economica pubblica non fossero dei settori, fossero delle aree di spesa. No, questo vale per la sanità, vale per l'istruzione, vale per la cultura. Non è così. Sono settori importantissimi dell'economia del paese, tra l'altro questi tre sono quelli che hanno il più alto tasso
di cervello, cioè di lavoro intellettuale e concettuale, quindi di a più alta qualificazione. Quindi è un settore economico a pieno titolo, come è stato ormai acclarato, che però nella sua componente privata ha bisogno, diciamo così, io credo, e questa è un'occasione importante, la crisi di questi anni drammatica che lascerà sul terreno moltissime aziende, moltissime persone in difficoltà economiche e lavorative, perché è un settore che ha bisogno di un consolidamento, cioè di acquisire una capacità di stare sul mercato, sul proprio mercato, con una qualità manageriale più avanzata, con una capitalizzazione maggiore, con una solidità, diciamo. Diciamo che è un settore importantissimo, che però è tremendamente tramandato e fortissimamente precario. E invece va consolidato proprio perché è un settore che ha un valore in sé, sia economico che occupazionale, rilevante, che è un bacino per una quantità di giovani che hanno passione per questi per lavori nel mondo della cultura. E perché, aspetto secondo me fondamentale, un settore culturale sviluppato, un settore economico, diciamo l'economia della cultura, un settore industriale, diciamo così, settore economico culturale sviluppato, aumenta il capitale sociale e aumenta il tasso di attrattività di un territorio, sia in senso di ritenzione di talenti, sia di attrazione di talenti, ma attrazione di imprese, perché quella che stiamo vivendo ormai da parecchi anni è una trasformazione dei meccanismi produttivi e dei meccanismi di consumo. Allora, i meccanismi produttivi, diciamo, la componente intellettuale nei prodotti è cresciuta costantemente negli ultimi anni ed è destinata a crescere. Vediamo sempre di più, per esempio, che anche nel settore manifatturiero la componente servizi diventa un elemento fondamentale della competitività del prodotto sul mercato. E quindi c'è questo aspetto importantissimo e il lavoro, diciamo, che produce beni immateriali è ad alto contenuto di occupazione umana, mentre sempre più il lavoro manifatturiero ha un alto contenuto di lavoro, diciamo, delle macchine, intelligenti, più o meno intelligenti. Per cui il grande bacino di occupazione del futuro è il lavoro concettuale, un lavoro concettuale progressivamente più sofisticato. Questo ha un riscontro, questa trasformazione della produzione, anche nei meccanismi di consumo. I tipi di consumo, diciamo, esperienziali, che siano di beni ma che siano di altra natura, stanno crescendo la loro quota di mercato. E quindi riuscire ad avere un tessuto economico in generale che sia fertilizzato dalla presenza di una industria culturale attiva, vitale, solida, rende diciamo più attrattivo questo territorio per le produzioni che hanno bisogno sempre di più di, si parla di economia della conoscenza, no? Ormai da molti anni, ecco, hanno bisogno sempre di più di questo fattore. C'è poi un fattore di attrattività specifica, che è un luogo bello, dove si vive bene, dove ci sono delle cose belle, dove si fanno delle cose belle, è più attrattivo, soprattutto oggi, in un'epoca nella quale, diciamo, la geografia è diventata meno importante in relazione al luogo, diciamo, come luogo di produzione. Si può produrre dovunque e vendere dovunque, e naturalmente tra vivere e produrre in un posto brutto e ottuso, diciamo così, è meno piacevole che vivere in un posto attrattivo. Quindi la cultura è molto importante come settore economico in sé, come fertilizzatore, diciamo, di un territorio in tutti i suoi settori economici e come attrattore in generale. Benissimo. Questo ci porta verso una, secondo me, una direzione strategica. Il grosso della spesa per la cultura, la spesa pubblica per la cultura, è stato sempre, giustamente, ha
anche giustamente, diciamo, orientato in un paese che ha le richieste culturali sterminate come l'Italia nella conservazione, che ha in qualche modo mangiato gran parte delle risorse a disposizione, lasciandone poche alla produzione culturale. Ora, la conservazione è un dovere imprescindibile. Noi abbiamo ereditato delle cose meravigliose, le dobbiamo conservare per il mondo intero e trasmettere alle generazioni future nelle migliori condizioni possibili. Questo, diciamo così, io non sto mettendo in discussione questo. L'unico aspetto di questo che mi piacerebbe fosse, diciamo così, migliorato è il contributo dei privati, cioè un arricchimento del mecenatismo, una maggiore, diciamo, capacità di attrarre capitali privati anche per la conservazione. Ma quello che è importantissimo, che la Regione Puglia ha fatto in maniera, credo, esemplare, sempre migliorabile, ma esemplare, è quello di aver valorizzato l'altro momento, e cioè quello della produzione. Perché la produzione culturale è quella che dà, come dire, porta le imprese, ma è quello che dà vita veramente a quello che dicevo io, cioè alla creazione di quell'ambiente favorevole, positivo, creativo, intellettualmente avanzato, consapevole, quindi ricco, che è, come dire, la migliore condizione possibile per qualsiasi tipo di crescita. Anzi, per un tipo di crescita positiva, perché questa cultura della quale parliamo è una cultura anche che ha delle declinazioni e sulle quali bisogna lavorare. La cultura digitale, naturalmente, che è fondamentale e che è un fattore molto divisivo, un ulteriore fattore divisivo che invece bisogna cercare di rendere più condiviso, e naturalmente la cultura ambientale, oltre alla cultura nel senso dell'acquisizione degli strumenti per essere consapevoli e quindi fare le scelte opportune. In questo la Fondazione Bagno è un piccolo grande esempio, diciamo, non lo dico in senso necessariamente straordinario, ma è un piccolo grande esempio di un luogo, un centro di produzione di cultura. La Fondazione gestisce la memoria, i granai della memoria sono il titolo di, diciamo, di un grande contenitore di molte nostre attività, dall'archivio alla biblioteca, a come noi cerchiamo di farli vivere, ma è un motore di produzione culturale fondamentale. Credo che il suo valore principale, e comunque quello che io sento come fortemente come valore, è quello della produzione culturale e della disseminazione. Perché bisogna produrre cultura e poi diffonderla, no? Quindi la produzione e la distribuzione, per usare due termini, diciamo così, industrialisti, sono fondamentali. La Fondazione si muove su questa linea, e si muove su questa linea grazie anche, anzi forse soprattutto, alle policy, prima ancora che alle politiche della regione, anche in una chiave fortemente inclusiva. La prossima sfida è quella della community library, torno a quello che diceva Bellini, che ha, diciamo, la community library non è una public library. La public library è un luogo che si rivolge al pubblico, che aspetta il pubblico, che va lì, prende dei libri, li consulta, li legge, oppure va lì e studia. Benissimo, una cosa meravigliosa. Adoro le public library. La community library non è questo, non può essere questo, perché la community library deve essere un collante, deve essere un motore di costruzione di comunità, e quindi di inclusione, di allargamento, deve essere, vorrei dire, usando una cosa un po' apparentemente contraddittoria, uno strumento di creazione di identità per favorire l'apertura. Io sono convinto che più siano forti i fattori identitari, più si è aperti agli altri, perché non si ha paura di perdere la propria anima, anzi si ha la forza di contaminarsi, di scambiare, di arricchire questa identità attraverso, come dire, la commissione con le altre, la contaminazione con le altre.
Quindi la Fondazione si muove, si muoverà, comincia a muoversi anche su questo terreno, arricchendo il suo ruolo e cercando di interpretare al meglio quelli che sono, io credo, i segnali e gli orientamenti che questa regione virtuosamente mi sembra abbia perseguito in questi anni e che mi sembra abbia intenzione di seguire anche negli anni prossimi. Grazie Marco, e siamo arrivati, diciamo, al giro finale di questa prima serie, chiamiamola così, di leggere parole, perché come annunciava appunto l'assessora Francesca prima, c'è la possibilità invece di continuare nel solco di quello che abbiamo iniziato. Aldo Patruno, io volevo, diciamo, per deformazione professionale, già giornalmente ho evidenziato, oltre ovviamente a tutto il portato di quello che abbiamo discusso, a cui lascio a te la sintesi. Un attimo, Aldo. Io mi tolgo dal video perché la ricezione non è ottima, se non c'è il video vi sento meglio, ma sono qui. Allora, ho sintetizzato con una frase, diciamo in qualche modo ho cercato di condensare, citando testualmente quello che hanno detto i nostri interlocutori, Aldo. Ines fare sistema, Vincenzo Bellini ricucire le comunità, Francesca Pietroforte superare il campanilismo e Marco Panara creare un metodo. Se noi mettiamo insieme queste frasi, ovviamente in ragionamenti anche più complessi che hanno fatto, viene fuori un po' forse quello che diceva Marco Panara alla fine, che la community library non è una public library ma un'altra cosa, è una cosa che attiene alla comunità, alla costruzione di una comunità migliore partendo dai paradigmi di cui abbiamo parlato oggi. A te Aldo la conclusione di questo, dell'incontro di oggi, ma di tutta questa prima serie, alla quale abbiamo capito ci sarà sicuramente un proseguo in questa stessa formula forse. Grazie Oscar, già questa è una notizia, un'altra notizia, nel senso che davvero il Covid non soltanto non annulla, ma rilancia, raddoppia, e questo penso possa essere l'augurio migliore anche per l'intero sistema. Mi associo ovviamente all'augurio che Ines Pierucci faceva ai lavoratori dello spettacolo e voglio orgogliosamente dire che soltanto qualche giorno fa la Regione ha messo in campo una misura dedicata ai lavoratori atipici dello spettacolo. Certo, non riusciamo a coprire tutti, perché ahimè quelle situazioni che non riusciamo a raggiungere, gli invisibili puri, ahimè è difficile per il pubblico intercettarli. Però, con questa misura, questo bonus di 2.000 euro, 4 milioni in tutto, per far fronte, diciamo, circa 2.000 lavoratori pugliesi, è un piccolo contributo, mi rendo conto, ma stiamo parlando di una situazione nella quale non si riparte, non riaprono i teatri, non riaprono i cinema, non riaprono i luoghi dello spettacolo dal vivo. L'analisi che faceva Vincenzo Bellini è corretta, è vera. Temiamo la riapertura, perché temiamo che questa riapertura non coincida col mantenimento in esercizio di tante imprese. E però proprio per queste ragioni il concetto che avete lanciato in questo ultimo appuntamento, capitale cultura, cultura capitale, è estremamente importante, perché è di lì che dobbiamo ripartire, perché i numeri che citava ancora una volta Vincenzo Bellini stavano a significare che la cultura rappresenta, declinata in un certo modo, rappresenta un efficace strumento di sviluppo economico e territoriale, alternativo, diverso rispetto ai modelli, diciamo, di sviluppo che abbiamo conosciuto in tempi passati. Ecco, abbiamo presente Bari, Taranto è la gemella, diciamo, di questa candidatura interessante, che io non considero una partita persa, ma anzi, alla luce di quello che è già accaduto, neanche il tempo, diciamo, di fare i complimenti a Procida, che si sono messi, perché poi l'assessore Pierucci ha lavorato in prima persona, non è che capita tutti i giorni che gli assessori si rimboccano le maniche e lavorano in prima persona proprio al dossier di candidatura. E ci siamo messi, abbiamo continuato prendendo il suo esempio a rimboccarci le maniche, abbiamo già firmato accordi, stiamo ovviamente anche nell'ambito del bilancio regionale, gestionale appena approvato, abbiamo già stanziato la prima dotazione che romanticamente, quando abbiamo firmato il protocollo, non avevo
ovviamente per ragioni burocratiche, ma diciamo scaramanticamente non avevo voluto inserire, ma insomma ce l'abbiamo per partire, per lavorare. Stiamo istituendo un gruppo di lavoro comune di 9 persone esperte di queste cose, tra quelli che hanno lavorato i dossier e quelli che in regione si occupano di queste cose, che estrapoleranno il meglio del lavoro svolto dai comuni di Bari e Taranto, dalle comunità di Bari e Taranto, perché, come dire, quelle operazioni, il successo di quelle operazioni è stato esattamente quello che si diceva, cioè un'operazione di ricucitura di comunità. Stando a leggere parole, il rischio rispetto proprio a quella sintesi efficace che facevi, Oscar, è che alcune di queste frasi siano delle frasi fatte, no? Fare sistema, ricucire comunità, superare i campanilismi, darsi un metodo, eccetera. Nel caso di specie, Non è così. non lo so, non sono affatto, diciamo, frasi fatte o frasi retoriche, innanzitutto per le persone che le hanno pronunciate, che come dire, per come le conosco personalmente, non fanno retorica, ma appunto si rimboccano le maniche. L'atto, quelle cose le hanno applicate ciascuno nei rispettivi ruoli. Ma soprattutto perché in realtà attraverso questo metodo, perché questo in realtà è il metodo della partecipazione che questa regione si è data come, ripeto, non un elemento formale, ma addirittura un elemento basilare del sistema normativo regionale. Non c'è alcun passaggio promosso da questa regione che non si debba confrontare con il tema della partecipazione dei cittadini, del coinvolgimento delle comunità. Persino, una battuta che faccio spesso, e che è la declinazione però del tipo di turismo che si legge negli interventi di Ines, di Francesca Pietroforte, il turismo che ci siamo immaginati e che abbiamo messo in campo, che le città hanno messo in campo, che le amministrazioni comunali, che le imprese, che gli operatori. È quello che trasforma, come abbiamo detto e diciamo con una battuta, il turista innanzitutto in visitatore e in terza battuta, ma quella più importante, in cittadino temporaneo delle nostre comunità. Questo è il senso della esperienzialità, che, la cui condizione fondamentale è proprio la valorizzazione della identità di una comunità e del suo patrimonio culturale, delle sue memorie, i dossier della memoria, gran parte delle proposte di dossier proposti appunto da Taranto e Bari hanno a che vedere con il fare i conti con la memoria, una memoria straordinariamente bella, buona, ma anche fatta di tanto sacrificio, fatta anche di tante tragedie. Abbiamo citato Alessandro che quelle tragedie ha analizzato, ma per imparare da quelle tragedie, che per esempio il Mediterraneo non può essere semplicemente tomba di migranti, come oggi è nella vulgata giornalistica, ma ahimè nella realtà, ma deve tornare ad essere culla di civiltà. Quando appunto Bari dice che la cultura viene dal mare, o Taranto dice che il clima, che la cultura cambia il clima, Mi pare si sia. Ecco. stanno introducendosi di questa regione nel Mediterraneo. Mi senti, Oscar? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? Sì, ti eri bloccato per un Sì, secondo le prima. No, potenti connessioni regionali tendono a no, no, lasciare. ma Sì. vai, tranquillo. Dicevo, quindi quella sintesi diventa invece azione e sostanza. Ora, il bello è che tutto quello di cui stiamo parlando si colloca, da un lato, all'inizio di una legislatura, di una nuova legislatura per quanto riguarda la regione, quindi con un orizzonte temporale ampio Ampio. nel quale tutto questo può diventare pratica, azione e politica. Certo. In secondo luogo, perché siamo all'inizio della più straordinaria ed unica delle programmazioni, quella 21-27. Che, come dire, non sarà soltanto quello che siamo ormai abituati e su cui adesso mi permetterete un po' di orgoglio di casac,
La Regione Puglia ha dato prova di sé, parlo della programmazione 14-20, straordinaria. Noi abbiamo il dato al 31 dicembre della certificazione della spesa dei fondi strutturali europei, FES ed FSE. Lo dico perché naturalmente noi su questi fondi finanziamo e costruiamo tutto quello che stiamo dicendo. Abbiamo certificato spesa per il 72%, prima regione in Italia, la seconda, l'Emilia Romagna, è distaccata al 40%, cioè, e parlo dell'Emilia Romagna, non sto parlando, come dire, di una regione di secondo ordine. Siamo di fronte però a una programmazione 21-27 in cui accanto a tutto quello che abbiamo conosciuto e messo in campo, con una ulteriore consolidata esperienza nella capacità di spesa, ma mi permetterete di dire anche nella qualità della spesa, oggi questa programmazione la dobbiamo moltiplicare almeno per due, e ovviamente mi riferisco a Next Generation EU, la vera sfida sulla quale tutte le cose di cui parliamo oggi, tutte le cose di cui avete parlato in leggere parole, con pagina 21, in questo straordinario appuntamento, che inevitabilmente va replicato se raddoppia la programmazione, non può che raddoppiare anche, diciamo, pagina 21, diciamo, è la sfida rispetto alla quale certamente far fronte al superamento della emergenza che rischia di travolgere imprese, lavoro in generale, e figuriamoci naturalmente nel settore dell'industria culturale e creativa, che certamente è più fragile di altri settori, per tante ragioni, quelle che perfettamente descriveva Marco Panara. Ma non mi limiterei al tema, tra l'altro è un elemento che in questo momento la politica discute, al tema delle sovvenzioni e dei sussidi, su cui, come dire, le istituzioni a tutti i livelli continueranno a fare la loro parte. Io spero, diciamo, solo ancora questo primo semestre, per poi cominciare a riconcentrarci sulle azioni. Ma Regione Puglia non ha mai trascurato di andare in parallelo sui due fronti, sovvenzioni e sussidi e programmazione di attività, produzione, come diceva ancora Marco, e alimentazione della creatività. Noi abbiamo costruito in questi mesi passati un calendario unico regionale dello spettacolo delle attività culturali, che siamo pronti a mettere in campo non appena i teatri riapriranno, i cinema riapriranno, le piazze riapriranno, i luoghi dello spettacolo dal vivo riapriranno. Attenzione, attenzione però, perché questa riapertura, lo abbiamo detto tante volte durante la pandemia, è la realtà, non sarà una riapertura di quello che era prima. Penso soltanto al cinema da questo punto di vista, è un grande dibattito in questo momento aperto con gli operatori. Oggi il cinema riapriranno le sale, ma quale sarà il modello, diciamo, di cinema con il quale dovremo confrontarci? In una situazione nella quale il prodotto cinematografico, per esempio, è un prodotto che si è indirizzato verso le grandi piattaforme digitali ed è difficile che torni indietro. Questo renderà sostenibile il numero di sale che oggi abbiamo distribuite sui territori? Probabilmente no. E allora su che cosa dovremo lavorare? Sulla innanzitutto diversificazione del prodotto. Dossier come quelli di Taranto e come quello di Bari hanno alla base anche questo aspetto. Pur nella, diciamo, lo slogan del piano strategico regionale della cultura, le radici e le ali, pur partendo da solidissime radici che affondano nel patrimonio culturale, materiale e immateriale di quei territori e di quelle comunità, beh, tutto questo deve essere proiettato nel futuro attraverso le ali e ali dell'innovazione, che non è solo l'innovazione, diciamo, di prodotto o l'innovazione tecnologica o l'innovazione digitale, troppo facile. È l'innovazione dei processi, è l'innovazione dei, come dire, delle modalità di gestione e di considerazione del rapporto tra domanda e offerta, della collocazione dell'industria culturale e creativa nell'ambito di nuovi modelli di sviluppo economico, della integrazione tra l'industria culturale e creativa, la blue economy e il green deal, che sono i grandi filoni sui quali, come dire, il recovery fund, il piano nazionale di ripartenza e resilienza sembra debba essere costruito, perché noi ancora siamo troppo indietro da questo punto di vista. Questo essere indietro, e chiudo, è un problema per chi si occupa di amministrazione, ma è un'ulteriore chance ed è un'ulteriore occasione, un supplemento, diciamo, di riflessione e di
elaborazioni rispetto ai temi di cui stiamo discutendo per farsi trovare pronti, avendo chiaro che la competitività si giocherà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, proprio sul tema della qualità dell'offerta, sul tema della esperienzialità dei prodotti, sul tema di una competizione delle destinazioni in termini di qualità della vita. Ecco il tema poi della lentezza di cui si parlava, ecco il tema, diciamo, del turismo slow, dei turismi di prossimità, che non sono necessariamente aspetti limitanti o aspetti, come dire, negativi, perché il turismo di prossimità è un turismo che consente, ha consentito già nell'anno appena passato a tanti pugliesi di riappropriarsi della conoscenza del proprio territorio, delle proprie radici, della propria memoria. Questo è un vantaggio, perché poi quei turisti cittadini temporanei, incontrando comunità più consapevoli man mano che il turismo si riaprirà, che le connessioni aeree torneranno ad essere quelle che abbiamo conosciuto, beh, quel turismo, quel turista, quel visitatore, quel cittadino temporaneo si sentirà più agio in quel territorio, in quella comunità, e vorrà esserne parte in un tempo più lungo di quello del turismo mordi e fuggi, del turismo di massa che abbiamo conosciuto in passato. Ecco, tutto questo richiede riflessione, analisi, studio, politica, programmazione, finanziamenti. Su questo noi stiamo lavorando, siamo pronti, il metodo è fondamentale, il metodo è essenziale. Questa mattina, ecco, cito e davvero chiudo, è stata una giornata molto bella per me, molto rilassante dal punto di vista, ecco, rispetto alle rogne della quotidiana amministrazione, perché stamattina abbiamo riunito il comitato scientifico del progetto Le Strade della Fiaba, uno degli assi strategici del sistema integrato dei cammini e degli itinerari culturali, un progetto che certamente si incrocerà con tutte le questioni che Taranto e Bari hanno messo in campo, ma che tante città e tanti territori pugliesi hanno messo in campo. E ecco, si ragionava esattamente di questo, di come queste infrastrutture materiali e immateriali sulle quali abbiamo lavorato, il momento nel quale vengono messe a sistema, e questo è già accaduto, tutto questo produce sviluppo, produce nuovi modelli di evoluzione, di trasformazione dei territori. E su questo giocheremo la nostra partita, e sono convinto che con Pagina 21 avremo modo di monitorare queste evoluzioni in un momento estremamente significativo nel quale questa partita definirà, diciamo, i suoi risultati. Grazie davvero per il lavoro che avete fatto. Grazie ad Aldo Patuno, anzi, dato che mi hai molto incuriosito con Le Strade della Fiaba, magari poi ci sentiamo in separata sede proprio per Pagina 21 e ne parliamo in maniera più diffusa, così diamo anche un'informazione. Io volevo ringraziare davvero, a partire da Aldo Patuno, Francesca Pietroforte, Vincenzo Bellini, Ines Pierucci, Marco Panara, per l'incontro di oggi, che, come abbiamo detto a più riprese, chiude un ciclo di 6 incontri Leggere Parole, che diciamo a breve poi avremo modo di ripensare in una nuova edizione. Volevo però salutare anche tutti i ragazzi della fondazione che hanno reso possibile poi la messa in onda di queste manifestazioni. C'è una grande squadra che lavora dietro, che segue la fondazione in tanti suoi aspetti, ovviamente il segretario della fondazione Giuseppe Giannuzzi, è presidentissimo Gianvito Mastroleo, che ci segue e che, volevo dire a Francesca Pietroforte, ha sottolineato commentando sulla pagina Facebook, che ovviamente ringrazia anche lui a nome della fondazione, ed è, ovviamente si dice d'accordo anche lui. Io vi ringrazio davvero molto, a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito in queste prime 6 puntate. Do appuntamento, diciamo, alle altre iniziative della Fondazione di Vagno, ma vi invito, attraverso la pagina Facebook di Puglia Creativa, a seguire anche tutte le altre manifestazioni che in queste modalità, o in modalità anche laddove è possibile in presenza, si stanno continuando a realizzare in Puglia, grazie appunto a questo grande tesoro che è la Regione Puglia, ma soprattutto le comunità che abitano la Regione Puglia. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Un caro saluto al presidente Mastroleo. Mi associo. Buonasera a tutti e a tutti, grazie.